perché si diventa allenatore? Nel mio caso è stato un caso. Un caso proprio. Ho sempre... prima di fare allenatore non avevo mai gestito. L'ho iniziato a fare, a parte che ho un temperamento comunque attivo, quindi mi arrabbiavo un po' di più quando avevo 17 anni. Però l'ho trovato una cosa fantastica, perché diventare allenatore è una crescita, se lo capisci. E se capisci che è un percorso di crescita, perché non ci si ferma mai. Quando ti fermi perdi quella poca umiltà che la maggior parte delle persone hanno. Anzi, l'umiltà è la prima chiave. Mai dire essere umile, io sono umile, poi non lo sai. Facendo l'allenatore si cresce come persona, e poi di conseguenza si può crescere come figlio, si cresce come compagno, si cresce come tutto. Si vede dei ragazzi che ti arrivavano al ginocchio, dopo 5-6 anni ci puoi parlare a volte anche di politica, ci fai dei chiacchi di politica, o ci parli di partite di rugby, o alcuni ragazzi che crescono un po' di più ci parli di ragazze, e prima l'avevi visto che andava con la manina con la mamma e si mangiava i plum cake, dopo ti parla di ragazze, ti parla che è uscita con quella, che è uscita con quell'altra. E non avrei tante parole per descrivere cos'è fare allenatore, perché penso che lo dimostro dai miei occhi, è la più bella esperienza che abbia mai fatto e che continuerò a fare.